fico è profumato, emozionante, gustoso, sorprendente. È un posto intanto bellissimo, non si può dire il contrario. Beh, figo, fantastico, coinvolgente e soprattutto dolcissimo. Vero, bello, dinamico e gustoso. Ma unico, tradizione, qualità e storia. Spacca. Io mi occupo di ricerca e sviluppo, creo ricette nuove e cucino ogni tanto. Io la cuoca. Io faccio lo chef, quindi responsabile di cucina. Cerco di addolcire tutti i visitatori col gelato e con la pasticceria siciliana. Io gestisco un ristorante, l'osteria dei borghi più belli d'Italia. Io sono mugnaio per Molino Grassi. Io cuocio crosticini, che sono buonissimi tra l'altro. Puro grande riso. Il mio piatto preferito a fico? Una zuppa di quello. Vabbè, ovviamente la pasta. La pizza napoletana. Spaghetto di Gragnano col pomodoro fresco e basilico. Patate al cartoccio ripiene di mortadella e caciotta. Ah, l'hamburger di carne cruda. Senz'altro la matriciana è un piatto che viene dalla mia regione. Un risotto. Come ci si diverte a fico? Ti diverta cucinando? Ci si diverte mangiando bene, bevendo bene. Conoscendo persone nuove, anche i miei coetanei che si impegnano ogni giorno in quello che è il lavoro, quel che è la produzione. E lasciandoci coinvolgere da tutti gli operatori, da tante realtà che propongono delle esperienze particolari sia per i grandi che per i bambini. Ci sono tantissime attrazioni nuove. Avendo un'esperienza in giro per l'Italia. Vivendolo con tutti i sensi aperti. Vi aspetto tutti a luglio. Vi saluto e vi aspetto qua a Fico e a luglio. Vi aspettiamo a luglio. Vi aspettiamo a luglio. Vi aspettiamo a luglio, non mancate, il posto più bello al mondo. E io spero di vedervi in tanti, anche perché abbiamo tante cose da dirci e soprattutto da raccontarci e farvi imparare. Sì, vi aspettiamo e venite affamati. Ci vediamo a luglio. Mettiamo tutti a luglio per godere insieme di questa grande avventura. Fico è bellissimo, vi vogliamo bene tutti quanti. Un abbraccio.